Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Splatoon per delle nuove mischie mollusche con voi. Come promesso ragazzi, oggi è giovedì 17 marzo, sono le ore 19 e sono online sul quarto profilo. Ho appena terminato le mischie mollusche private sul terzo profilo. Ragazzi, sono pronto a giocare con voi online, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Come sempre, se la lobby dovesse essere piena, ogni due partite uscirò e rientrerò immediatamente per permettere così un cambio di persone all'interno. Ok, perfetto ragazzi, eccoci qua nella prima partita di oggi, scusate il leggero ritardo. Sono nella lobby pubblica però perché ho visto che nessuno praticamente si è collegato nella lobby privata e quindi per comunque portarvi un episodio di Splatoon ho deciso di andare nella lobby pubblica, tanto comunque se volete raggiungermi mi potete raggiungere. Ok, siamo nel porto polpo, via veloci come il vento, parto subito all'attacco, vedo già un rullo là davanti, eccolo. Attenzione, tanto dovrà passare di qua, ok, ho preso Daddy. C'è un cecchino, oh mamma quanta gente, oh mamma. Buonanotte, c'erano due cecchini addirittura e poi ne avevo uno anche alle spalle. Mamma mia ragazzi, mi sono infilato nella zona rosa ed ero completamente da solo. Perfetto, partiamo subito di nuovo all'attacco. Attenzione al cecchino. Aia, mi ha preso, si è nascosto dietro l'angolo. In direct TV. Perfetto, allora facciamo che raggiungere i miei compagni di squadra. Dai che questa qua la possiamo portare a casa. Attenzione che c'è un rullo qua. Caspita, sono atterrato per un pelo davanti al rullo che continua a scappare. Oh, l'ho preso. Allora intanto tiriamo via questo schifo. Perfetto. Che stava colorando tutta la zona di rosa. Allora si riparte alla carica, veloci come il vento. Ce n'è uno là davanti. Eccolo, eccolo, l'ho visto. Aia. L'hanno preso. Cioè, perché c'è un cecchino, eccolo qua. C'è un cecchino. Guardalo. Oh, preso. Adesso vado a prendere anche l'altro là sopra. Se non scappa. È scappato, ragazzi, è scappato. Aia, chi caspita mi ha preso? Ah, Cassie ha fatto il giro, accidenti, ha fatto il giro. Ho provato a prenderla con una bomba, ma niente da fare. Ok, perfetto, attenzione. Hanno ripiazzato di nuovo quella roba lì. Perfetto, eliminata. Qui ricoloriamo tutto velocemente. Ok, per il momento sembrerebbe che noi siamo in vantaggio. Ok, preso di nuovo. Attenzione. Grande, 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 grande. Attenzione però che ce n'è uno qua. Ok. Guarda che è lì. No, così. Ne è passato uno qua, mi sa. Vediamo un attimo. Ok, attenzione che è proprio lì. Va bene, senti, noi lasciamola lì. Tanto andiamo a colorare di qua. Attenzione, attenzione. Mi hanno vendicato. Però mi hanno preso, Cassie mi ha preso con una granata. Ok, attenzione che stanno ribaltando la situazione in rosa, mi sa. Vediamo. No. Secondo me la portiamo a casa noi. Vediamo subito. Sì, 57-35. Fantastico ragazzi, veramente fantastico. Ottimo lavoro signori, veramente un ottimo match. 4-4. Perfetto ragazzi, altro match, sempre in modalità mischie e mollusche. Siamo nella periferia urbana. Perfetto, squadre caricate, stavolta siamo blu contro verdini. Partiamo subito all'attacco. Veloci come il vento, veloci come il vento. Ok, vado subito all'attacco. Ok, purtroppo non ho una grandissima arma secondaria. Però vabbè, cercherò di arrangiarmi. Aspettate, sta arrivando. Vai, ok, ho preso Dav Geek. Ho aspettato che sparasse l'ultimo colpo, tanto comunque. Attenzione, ok, c'era anche Akram.
Dav Geek, Jesse mi ha comunque splattato. Dav Geek l'ho preso perché praticamente ho aspettato che sparasse l'ultimo colpo e poi sono uscito velocissimo da dietro l'angolo per colpirlo senza pietà. Scusami Davide. Davide, giusto? Spero che quello sia il tuo nome. Comunque, scusami Dav Geek. Ok, c'è qualcuno qua dietro? No. Ok. Attenzione là davanti. Piovono bombe. Ok, teniamoli un po' distanti. Buonanotte, mi è arrivato addosso di tutto. Cassie si è vendicata. Anzi, non si è vendicata, mi ha colpito direttamente. Ok, andiamo a dare una mano ai miei compagni di squadra qua. Perfetto. Ok, si parte. Ricoloriamo tutta sta zona. Guardate che roba, è tutta verdina. Attenzione, eccola lì. Jesse di nuovo. Chi caspita ci sta ricolorando la base in questo momento? Ah, la ragazza coreana. Ah no, la ragazza coreana è con me. Ma chi caspita? Ah, ma è il cecchino. Ecco, preso. Mamma mia, ha fatto un macello, ragazzi, con quel verde. Ha fatto veramente un macello. Attenzione che c'è un altro cecchino. Buonanotte. Akram si è vendicato in questo caso, perché prima l'avevo preso io. Ok, facciamo un super salto veloce. Attenzione al rullo. Attenzione però. Niente, Jesse mi ha preso di mira in questo match. Non ho avuto via di scampo. Ok, allora adesso stanno arrivando qua, quindi io me ne vado. Ciao Jesse. Ah, attenzione però, almeno l'ho bloccata. Sono morto, però almeno l'ho bloccata. Aveva il Turbinator attivo. Ok. Via questo verde. Via il verde da qua. Attenzione, mi stanno sparando alle spalle. Me ne vado. Qualcuno mi stava sparando alle spalle. Non lo so, sentite. Lasciamo perdere. Ok, hanno tentato di prendermi in tutti i modi. Ok, mi stavano ancora inseguendo, nel frattempo. Qui mi sa che la squadra verde ha avuto la meglio. Vediamo subito. Sì, 41-39, di pochissimo hanno vinto. Di pochissimo. Vabbè, ci abbiamo provato comunque. Bel match, ragazzi. Perfetto, signori. Ultimo match di oggi, perché poi dovrò spostarmi sul quinto profilo. Squadre naturalmente caricate. Perfetto, verdini contro rosa. Ok, noi abbiamo due rulli. Di là ho visto dei cecchini. Abbiamo anche un cecchino, Ok, venite ragazzi, venite. Vi apro la strada. Ok, mi dirigo subito in mezzo. Attenzione, Jesse! Aia! Mi sa che l'ha presa Akram. Perché lei ha preso me e Akram ha preso lei. Ok, diamo una colorata qua dietro. Vedo già del rosa là davanti. Hanno anche loro attuato la nostra stessa strategia. Sì, buonanotte. Jesse ha un'arma che ha una maggiore portata. Adesso, immaginavo. Il loro obiettivo adesso è piazzarsi qua davanti per non lasciarci più uscire. Quindi guadagnare secondi preziosi. Ma sono stati splattati, mi sa. Oppure no. Chi caspita mi ha preso? Cledi, mi ha preso Cledi con il rullo dinamo. Boh. Mi ha colpito da una distanza siderale, perché... Dai! Niente, l'ho colpita 20 volte, ma niente da fare. Jesse ha avuto la meglio. Beh, che comunque lei ha il vantaggio di poter atterrare senza che la vedano. Immaginavo, adesso utilizzano la tattica di farci rimanere qua. Aia. Pensavo mi avesse preso Fede stavolta, invece mi ha preso Jesse di nuovo. Guardate, loro se ne stanno lì e io ne approfitto e me ne vado qua davanti. Dai, ci ha messo mezz'ora, mamma mia. Cledi ci ha messo mezz'ora a caricare quel rullo. Potevo splattarlo benissimo. Ok, vai Daddy. Ok, riapriamo le danze qua. Mi sa che l'hanno splattato, attenzione. Finirà l'effetto del Turbinator, no?
Finirà l'effetto del Turbinator. Niente da fare, caspita, non riesco a uscire di qua. Mi sa che non ho ancora splattato nessuno di voi in questo match. Vabbè, ci sta. Sto cercando di aiutare i miei compagni di squadra. Caspita, Fede mi è apparso. Guardate che roba, l'ho colorato tutto di verde. Mi è apparso all'ultimo davanti. No, non posso uscire. Ok, è buono. Ma perché rimango splattato prima ancora che utilizzino le armi? Non lo so, vabbè. Ok, grandi ragazzi, dai, usciamo, 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 usciamo di qua, usciamo di qua. Vai, daddy. Dai, buonanotte, stavo sparando al vento. Niente da fare. Sì, mancano 10 secondi, mi sa che non la ribaltiamo più questo match. Dai, stavolta l'ho presa. Stavolta ho avuto la meglio io, però mi sa che ormai è troppo tardi. Ok, stavo per splattare anche qualcun altro. Voglio vedere un attimo chi era. Beh, direi che vincono i rosa, senza dubbio. 55-27, diciamo che siamo riusciti a recuperare qualcosina alla fine. Che caspita aveva il cecchino di là? Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, Davgeek è crashato. Dei nostri. Cassie, c'era Cassie, stavo per splattare Cassie. Va bene, signori, altri soldi e punti caricati. Torniamo nel menu principale per i saluti finali. Perfetto ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Purtroppo questa sera su questo profilo sono dovuto andare a giocare nelle partite pubbliche. Mi potete raggiungere comunque, non c'è nessun problema. Il problema è che quando ho attivato la partita privata non c'era nessuno e purtroppo non potevo aspettare più di tanto, ragazzi. Quindi mi raccomando, siate puntuali, sia per trovare posti nella lobby, sia perché sennò sono costretto poi per registrarvi l'episodio a passare alle mischie mollusche pubbliche. Adesso ragazzi mi trasferirò sul quinto profilo. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon. Alla prossima ragazzi!